Francesco d'Assisi, per il Papa che ha preso il suo nome, è l'uomo della fraternità universale, l'uomo dell'ecologia integrale, direi. Quindi, per il Papa, Francesco d'Assisi è il maestro e compagno per un cammino di rinnovamento in uno stile più evangelico e più umano per il mondo di oggi. Quindi l'accostamento testi di Chiara e il testo dell'enciclica non è una forzatura, anzi direi che, come sempre, i testi di Chiara e Francesco ci aiutano a comprendere ancora di più il senso della riforma e dei testi del Papa. Vi do solo due antipasti, due esempi. Laudato si 1 e 2, sentite come inizia il documento. Laudato si, mi Signore, cantava San Francesco d'Assisi, lo mette di continuo. In questo bel cantico ci ricordava San Francesco d'Assisi che la nostra casa comune è anche come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta ed governa e produce diversi frutti con coloriti flori ed erba. Ben arrivata e buongiorno. Numero 2, laudato si. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. E qui un passaggio decisivo che ci servirà per tutto il testo. Sentite, siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c'è nel cuore umano ferito dal peccato, ecco perché Francesco parla sempre di purificazione del cuore. A noi competono solo vizi e peccati, ecco perché noi dobbiamo purificare il cuore. La violenza che c'è nel cuore umano ferito dal peccato, e qui sappiamo che cosa vuol dire un cuore umano ferito che ferisce. Proprio in questi luoghi manifestano certo la violenza indiscriminata tra fratelli, ma anche le ferite del cuore. Et illesum, vedendo nei campi di concentramento maltrattare i suoi fratelli da parte dei soldati, osava dire poveri soldati, che ferite devono avere. Certo, questo non li giustifica, sia chiaro, però quante ferite del cuore portano a ferire. La violenza che c'è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi della malattia che avvertiamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi. Per questo, tra i poveri più abbandonati e maltrattati, c'è la nostra oppressa e devastata terra. Ecco, e noi vedremo in tutto il testo intrecciarsi il bisogno della fraternità e la relazione che c'è tra la natura e gli uomini. A un certo punto il Papa dirà che l'uomo è uno, ha un cuore solo, e non si può amare la terra se non si amano i fratelli, e non si possono amare i fratelli davvero se non si ama anche la terra. Allora, quello che, ripeto, vorrei leggere con voi non è tanto un manuale di ecologia, come si innaffiano le piante, ma come si impara ad amare tutto. E se io imparo ad amare tutto, non posso che amare gli uomini, le creature, perché così è per Francesco e Chiara. E allora, per questo vorrei leggere con voi il testamento, do solo alcuni richiami che ci possono aiutare a cogliere come Chiara e le sue sorelle sono, così come Francesco, anzi, poiché le sue pianticelle e, l'abbiamo detto anche l'altro giorno, coloro che sono rimaste fedeli alla chiamata delle origini, no? Chiara, testimone perseverante, tenace di un sogno. Proprio perché è rimasta radicata nelle origini di Francesco, e lei e la sua fraternità sono segno e possono essere segno di questa fraternità universale. Alcuni richiami del testamento, dunque. Sappiamo che inizia: tra gli altri benefici che riceviamo ogni giorno, riceviamo che
ricevemmo e ogni giorno riceviamo dal nostro donatore, Padre delle misericordie, per i quali dobbiamo maggiormente rendere grazie allo stesso glorioso Padre, c'è la nostra vocazione. E quanto più è grande e perfetta, tanto più a Lui siamo obbligate. Perciò l'Apostolo dice: conosci la tua vocazione. Ecco, conoscere la vocazione per Chiara significa collocarsi dentro uno stupore e un'accoglienza di un dono di Dio, il Dio della misericordia, che ci ha amati talmente da chiamarci a sé. E c'è una preoccupazione in Chiara che vediamo in tutte le sue lettere, in tutti i suoi testi, che le sorelle abbiano chiaro qual è l'essenziale della vocazione e non si disperdano nelle realtà più secondarie. C'è un grande pericolo, infatti, che noi stiamo dentro il Vangelo, stiamo dentro la vita consacrata come i farisei stanno dentro alla sequela. Cioè s'attaccano, l'abbiamo visto nel Vangelo di ieri, al lavaggio delle mani e si dimenticano il fatto che Dio è misericordia, che certo per una legge ci può anche stare che quando torni dal mercato devi lavarti e farti le abluzioni, ma guai se quella cosa diventa più importante la misericordia. È per questo che Gesù ha scardinato tutto, ha tolto gli orpelli, è andata all'essenziale. Così Chiara continuamente dice: care sorelle, state attenti a non dimenticare l'essenziale. Qual è l'essenziale? L'essenziale della vita clariale è certo la povertà, ma la povertà è solo un mezzo, non è un fine, perché scusatemi, non ha senso vivere, non è bello vivere da poveri, scusatemi, non credo di dire novità. La povertà è un mezzo essenziale, è, diremmo così, la porta stretta che ci fa accedere a una fraternità vera. Lo dicevamo anche l'altro giorno. Più poveri di tutti per essere sorelle di tutti. Secondo capoverso del nostro testamento: per noi il Figlio di Dio si è fatto via. Gesù infatti è la via a Dio. E lo sappiamo, Francesco è la vita a Gesù. È la via a Gesù. Gesù è la via al Padre. E Francesco, poiché Gesù è la via, è il vero amante e imitatore. Dunque, Chiara segue la via di Francesco, che segue la via di Gesù, che è via al Padre. E qual è la via di Gesù? La sua umanità. Figlio del Padre e fratello di tutti. E questa è la via da considerare, un altro testo, un'altra parola decisiva. Dobbiamo quindi considerare, cioè dobbiamo continuamente tornare, e credo che oggi sia un giorno apposito per vivere questo, dobbiamo continuamente considerare, sorelle dilette, gli immensi benefici di Dio a noi largiti, ma tra gli altri quelli che Dio si è degnato di operare in noi per mezzo del suo servo diletto, il beato Francesco nostro padre, non solo dopo la nostra conversione, ma anche quando eravamo nella miseria, nella misera vanità del mondo. Camminando lungo questa via che è l'umanità di Gesù, per dono di misericordia, ed ecco un bellissimo passaggio, è possibile riconsegnare o restituire i talenti ricevuti da Dio per lui e i fratelli. Cioè Chiara scrive nel testamento che seguire Gesù attraverso l'esempio e la via tracciata di Francesco è un metodo, è un mezzo per consegnare a Dio i talenti ricevuti. Dunque non è una via che soffoca, ma dovrebbe essere una via che esalta la nostra umanità. In fondo, chi segue la via tracciata da Francesco dietro il Signore Gesù ha tutti gli strumenti per
per essere più donna e più umana, sull'esempio di Chiara e di Gesù, dunque per far fiorire la propria esistenza. Certo, lo sappiamo che c'è una via di purificazione, ma guai quando io mi fermo alla via di purificazione. Ripeto, la via di purificazione è un mezzo. E anche quando Chiara e Francesco parlano di fare penitenza, i penitenti di Assisi, non parlano di un meno di vita. Questo è chiaro. Altrimenti Chiara direbbe: purtroppo il Signore mi ha chiamato, mi tocca fare questa vita, mannaggia. No, no. È la consapevolezza che certo che c'è bisogno di passare per la porta stretta, ma è la logica della perla di grande valore, del tesoro nascosto nel campo. Certo che devo vendere tutto, ma è per un più di vita, non per un meno. E anche nella vita consacrata, quando spesso parliamo di purificazione, di penitenza, certo è fondamentale, ma sono solo mezzi. Poi dobbiamo stare attenti che oggi si parla solo. Come dire, ci si dimentica che c'è bisogno anche di purificarsi. E il Papa lo dice, il cuore dell'uomo è ricco di male. E se non ci ricordiamo che bisogna purificarci, ogni tanto invece di parlare, morderci la lingua, rischiamo di vivere con superficialità. No, certo, c'è bisogno di purificazione, ma per un di più di vita. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto del campo, un uomo lo trova, lo nasconde, è pieno di gioia, va, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Io penso sempre alla moglie di questo uomo. Per quei giorni nei quali ha venduto tutto prima di acquistare il campo, secondo me qualcosa gli ha detto la moglie. Cosa hai fatto, disgraziato, mamma mia, ma sarà che vendi la casa? Perché il campo l'ha comperato dopo. C'è sempre un rischio, no? Però noi lo sappiamo che lo facciamo per il tesoro. Guai quando lo si fa per farlo e dire: beh, l'ho fatto, ma questo è dei farisei. Ecco, poi Chiara richiama, ecco, vi leggo questa parte, no? Del Testamento. Con quanta sollecitudine, con quanta applicazione, siamo a fonti francescane. 2828, con quanta sollecitudine, con quanta applicazione di mente e di corpo dobbiamo dunque custodire i comandamenti di Dio e del nostro Padre per restituire con la cooperazione del Signore il talento moltiplicato. C'è chiara consapevolezza che questa vita consente alle sorelle di riconsegnare a Dio una vita di cioè un talento moltiplicato è una vita piena. Il talento che il Signore ha posto nella nostra vita, seguendo quella via, è moltiplicato. Quindi è una via di moltiplicazione, non di sottrazione. Ecco, fonti 2829. Il Signore stesso, infatti, ci collocò come forma, in esempio e specchio, non solo per gli altri uomini, ma anche per le nostre sorelle che il Signore chiamerà alla nostra vocazione, affinché esse pure siano specchi ed esempi a quanti vivono nel mondo. Ecco il passaggio. Gesù è specchio al volto di Dio che è Padre, Francesco è specchio al volto di Gesù, Chiara è specchio di Francesco che è specchio alla vita di Gesù, che è specchio alla vita di... Insomma, se noi ci collochiamo dentro, guardando la vita di Chiara e delle sorelle, noi attraverso un gioco di specchi arriviamo a conoscere il volto del Padre. Attenzione che questo è quello che dicevamo prima. Cioè, se noi viviamo questo tipo di fraternità che ci chiede Papa Francesco, in fondo saremo, voi nel vostro piccolo, noi nella piccolezza, cioè, se qualcuno vive così, è per il mondo segno del volto del Padre. Dunque è vero, e non è un pensierino spirituale, che se tra voi vivete questo tipo di fraternità si innalza la qualità della fraternità del mondo. Vedete, Chiara ne è ben consapevole e dice: certo, noi saremo
uno specchio per le sorelle che verranno, ma prima di tutto mente il mondo, saremo specchio per il mondo. Quindi chiara consapevolezza che nel piccolo della vita di San Damiano e dei monasteri che verranno si genererà una sorta di specchio per rimandare al volto del Padre, e mica è una cosa da poco. Vedete come allora la fraternità, subito vissuta anche nel piccolo, ha confini enormi. Ecco, subito dopo si parla dell'impegno a perseverare nella santa povertà. E allora, che relazione c'è tra la santa povertà e questa capacità di essere specchio? L'abbiamo detto prima. Senza la povertà è impossibile vivere una fraternità. Ed è per questo che Chiara è stata così tenace. Chiara aveva consapevolezza che zitte zitte le sorelle potevano piano piano dire ma no, ma è normale, dai, ma insomma che problema c'è, qualcosina e poi qualcosona e poi qualcosa di enorme, alla fine si perde il succo della povertà che è la fraternità e dunque ci si riduce a diventare farisei, cioè gente che vive l'esterno e non dall'interno la vita del Vangelo. È chiaro questo passaggio? Cioè Chiara sa che la povertà è la porta stretta ed è per questo che combatte fino alla fine, a tal punto di portarsi nella tomba la regola con la firma del Papa per dire no, qui non passa nessuno e nessuna scrive altro, perché altrimenti iniziamo a dire no, ma prendiamoci qualcosina che ci serve e poi in fondo diventiamo delle madame borghesi come le altre. Madame nobili come tutte le altre. Allora in parlatorio si viene e si parla di, sapete, Santa Teresa d'Avila fino ai 40 anni ha vissuto una esistenza così. Il parlatorio era il luogo del chiacchiericcio della nobiltà di allora. Perché? Perché diventi in fondo potente, diventi ricca e i poveri non vengono più perché non si sentono più a loro casa. Per dire come questa cosa è vera e aiuta a leggere la Laudato Si, vi leggo un passaggio, il numero 223, che poi riprendiamo anche dopo, del testo del Papa, proprio per aiutarci a comprendere il nesso tra il testamento e il testo di Papa Francesco. La sobrietà, dice il Papa, vissuta nella libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità di vita, ma tutto il contrario. Infatti, quelli che gustano di più e vivono meglio ogni momento sono coloro, sentite il Papa, che smettono di beccare qua e là. No, mai contenti, allora cercano di prendere una cosa e un'altra, cercano sempre quello che non hanno, sperimentano ciò che significa apprezzare ogni persona e ogni cosa. In fondo lui dice, chi è povero, chi vive con sobrietà la vita, impara a dare valore a ogni persona e ogni cosa. Perché se io sono ricco, e magari oggi ho te davanti e tu non mi stai a genio, io posso andarmene. Dico, ma cosa ci sto a fare qua con questa gente? Io ho altre possibilità. Chi me lo fa fare di stare con gente così? Chi me lo fa fare? Io ho altre possibilità, potrei stare con quello, con quell'altro. Oppure non valorizzo le cose. Ma sapete come fanno i ricchi a mangiare, i ricchi ricchi? Assaggiano e poi se non è buono, tanto hanno altro. E rimangono sempre tante cose sulla tavola dei ricchi ricchi. Sempre chi vive
sempre chi vive la sobrietà, dice, imparano a familiarizzare con le realtà più semplici e ne sanno godere. Impari a gustare le piccole cose, le cose semplici, e a ringraziare perché non è scontato. Invece quando si è tanto ricchi si cerca sempre di andare in luoghi esclusivi, luoghi solo per loro, e quindi il mare non è più il mare, deve essere il mare di Dubai o il mare di quell'isola dove puoi andare solo tu, e quindi il mare non ti stupisce più, ti stupisce solo quel mare, e quindi il mare è banale se non è, non scherzo, non si sa più come godere delle cose semplici, è tutto già visto, già scontato. Si può avere bisogno di poco e vivere molto, dice il Papa. E dice sempre il Papa, in questo modo si riesce, cioè vivendo sobri, a ridurre bisogni insoddisfatti e diminuire la stanchezza e l'ansia, perché chi non si accontenta di poco è sempre stanco e ansioso di avere sempre di più e si vive insoddisfatti. La felicità, dice il Papa, richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita. Sentite, no? Chiara e Francesco, in questo caso Chiara, chiede di vivere con radicalità la povertà, ma una povertà che non è diminuzione di vita, ma imparare a godere di queste cose, a godere di questo. Dunque la vita non è, la vita proposta da Chiara è dono grande del Signore, e non basterà una vita per restituire le grandi misericordie del Padre. No, vedete come le cose tornano. Sempre nel Testamento, Francesco per tutta la vita ha scelto per noi la povertà del Figlio di Dio. Quindi non è una povertà generica, è la povertà che ha vissuto Gesù, Gesù di Nazaret. E dunque il nostro modo di vivere la povertà deve rifarsi alla povertà vissuta da Gesù, e per dirla con le lettere di Chiara ad Agnese, quel Gesù che è povero a Natale, vi ricordate lo specchio? Natale, durante la stanchezza del ministero e nella croce, povero all'ultimo posto per essere per tutti e con tutti. Poi Chiara, nel Testamento, condivide il travaglio, sa che non è facile e sa che c'è il pericolo grande che le sorelle si perdano, cioè che inizino bene e poi vadano a finire male. Vi ricordate nella benedizione? Benedico le sorelle, coloro che persevereranno in questa vita di povertà, perché sa che non ci arrivano tutte alla fine, perché la povertà fuori da questo contesto è dono di Dio, è un carisma, cioè un dono ricevuto per vivere la fraternità. E allora chiede alle suore di perseverare e chiede al Papa di sigillare la regola. E siamo al 2847, e amandovi a vicenda nella carità di Cristo, dimostrate al di fuori con le opere l'amore che avete nell'intimo, in modo che, provocate da questo esempio, le sorelle crescano sempre nell'amore di Dio e nella mutua carità. E amandovi a vicenda nella carità di Cristo, dimostrate al di fuori con le opere l'amore che avete nell'intimo. Chiara sa che la povertà è mezzo perché le sorelle imparino a tirare fuori quello che hanno nell'intimo e a raccontare un amore concreto, perché l'abbiamo detto tutte le volte che siamo venuti, o l'amore si vede o non è, e
inutile dire, l'amore non è affatto aereo, è fatto di cose concrete. E allora Chiara, siccome è consapevole, chiede alle sorelle di amarsi a vicenda dell'amore di Cristo. Vedete, dice, non è una povertà generica, è la povertà di Gesù Cristo, perché l'amore fraterno non è generico, ma è l'amore fraterno vissuto da Gesù. Povertà sul modello di Cristo, perché l'amore sia sul modello di Cristo. Vedete? Povertà è funzionale all'amore. Non sono due cose diverse. È per questo che Chiara addita la povertà secondo il modello di Cristo per vivere l'amore reciproco sul modello di Cristo. E l'amore tra le sorelle sarà specchio. È quello che è visibile, il resto no, anche perché voi certe scelte di povertà le vivete nel segreto della vostra fraternità, nel segreto della vostra cella. Chiara dunque sa che il vostro amore, la vostra comunione, scavalca i confini del monastero fino a raggiungere il mondo, e allora è ecologia integrale. Fatta questa introduzione sul testamento, vediamo allora l'enciclica. E, ripeto, ci sono per volontà del Papa dei continui richiami all'esperienza di Francesco, ma noi con questo testamento, ecco perché l'ho fatto all'inizio, possiamo ritrovare elementi assolutamente clariani. Enciclica offerta da Papa Francesco, consegnata a tutti gli uomini di buona volontà, quindi non direttamente ai cristiani, per loro c'è l'Evangelii Gaudium, ma per tutti gli uomini di buona volontà, e anche questo è un gesto di grande fraternità universale del Papa. Il 24 maggio 2015 Papa Francesco consegna a tutti gli uomini di buona volontà e credenti la lettera enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune. Faccio un'introduzione per cogliere il richiamo esplicito che Papa Francesco fa nel testo a Francesco d'Assisi, e noi diciamo anche a Santa Chiara, e poi vediamo alcuni elementi, capitolo per cogliere quello che del testo può interessare anche la nostra vita. Quindi dal testamento andiamo all'enciclica e dall'enciclica andiamo alla nostra vita, alla vostra vita. Io mi metto dentro perché non mi piace parlare di voi, ma ha senso, è come dire, voglio mettermi dentro perché è per tutti i cristiani. Il richiamo di Francesco nell'enciclica, siamo a Laudato Si 10 e 11. Non voglio, dice il Papa, procedere in questa enciclica senza ricorrere a un esempio bello e motivante. Ho preso il suo nome come guida e come ispirazione nel momento della mia elezione a Vescovo di Roma. Credo che Francesco sia l'esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità. Capite che il Papa, in questo testo di riforma della Chiesa che sorregge, o meglio esplicita, il grande testo riformatore che è Evangelii Gaudium, che ha la Laudato Si e l'Amoris Laetitiae come supporto, cioè come esplicitazione, indichi Francesco d'Assisi come modello. Capite che in fondo la vostra vita, oggi più che mai, dal Papa viene additata per tutta la Chiesa come modello e specchio. Ecco perché ho letto il testamento, perché il Papa lo dice, ma prima ancora di lui lo dice Santa Chiara. Quindi considerate, direi, la vostra vocazione, perché oggi più che mai è additata come modello e stimolo. Ed è un grande dono, mi permetto di dire che è anche una grande responsabilità. Lo leggiamo con Letizia, ma ci devono anche
tremare le gambe per il sacro timore, insomma, una cosa bella. E quindi festeggiare Santa Chiara nella consapevolezza di essere specchio per il mondo, a mio parere, è una responsabilità e una gioia grande, perché Dio ha a che fare, usa sempre strumenti poveri e fragili quali si ha. Quindi nessuna paura, per favore, nessuno Dio adesso, ma il Signore vedrà le nostre povertà, no, Dio è abituato a stare nelle stalle, a nascere nelle stalle, continua a farlo. E se c'è, l'esempio è, se ce la facciamo noi, ce la possono fare tutti. Questo è il nostro richiamo alla gente, non poiché noi siamo perfetti ci arriviamo, no. Se ce la facciamo noi, ce la possono fare tutti, allora siamo al nostro posto, non siamo migliori, anzi. Tra voi, dice Paolo ai Corinti, non c'è nessuno. Ecco, proprio per questo. E quindi è, rendimi la gioia di essere salvato. Non è, oddio, devo fare, no, è considerare la nostra vocazione che è dono di misericordia. Allora, procedo. Credo che Francesco sia l'esempio per eccellenza per la cura di ciò che è debole, di un'ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità. Egli manifestò un'attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia e la sua dedizione generosa e il suo cuore universale. Era un mistico, un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Francesco è modello ed esempio perché? Ecco l'ecologia integrale. Perché è attento alla relazione con Dio, con gli altri, con la natura e con i poveri. Ecco perché Papa Francesco ha aggiunto quella parolina, ecologia integrale. Perché c'è chi oggi, parlando di ecologia, pensa solo ai gatti e ai cani dimenticati, alle piante in estinzione, agli animali, tutte cose bellissime, però poi si dimentica dell'uomo, dei poveri. E dall'altra parte dei cristiani che pregano Dio, non guardano i poveri e se ne fregano del creato e lo sfruttano. No, l'ecologia integrale è un amore e una fraternità che abbraccia tutto. Non puoi amare l'uomo e poi gettare rifiuti tossici perché non gli vuoi bene. Anni fa in Costa d'Avorio, dove avevamo la missione, un sacco di gente si è intossicata da una nave europea arrivata, non trovavano dove scaricare, hanno cacciato dentro il fiume, tac. Non si può dire amo gli uomini e poi inquino il fiume. In Perù, da un punto in giù di quel fiume, tutta la gente moriva di tumore perché inquinavano da lì in giù, gettavano scorie. E non si può amare gli uomini, amare Dio e poi inquinare l'ambiente. Oppure prendi il petrolio di là e butti il mare da mio fratello. Oppure lo usi e non lo condividi. Aiuti umanitari, tutte quelle cose, vai. E no, lo prendi e non lo condividi. Ecco, bisogna avere. E quindi Papa Francesco ci tiene a dire che Francesca è modello. Perché voi lo sapete che c'è una lettura francescana di un certo tipo di ecologia che è ridicola. Francesco con i fiori, ma neanche no, non è quello. È una capacità di amore cosmico, universale. Dio, se stessi, i fratelli, i poveri e la creazione. La sua testimonianza ci mostra che l'ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze o della biologia e ci collegano con l'essenza dell'umano. Così succede quando ci innamoriamo di una persona. Ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le creature.
Egli entrava in comunione con tutto il creato e predicava perfino ai fiori, li invitava a lodare e amare Dio come esseri dotati di ragione. La sua reazione era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo economico, perché per lui qualsiasi creatura era sorella, unita a lui con vincoli di affetto. Ed ecco qui, così come Francesco si commuoveva davanti ai lebbrosi, così faceva con le creature. Erano tutti fratelli e sorelle. E notate, non si tratta di un passaggio intellettuale o di un calcolo economico. Ed ecco qui, questo è uno dei cardini di questo documento. A fronte della cultura dello scarto che tende, vi ricordate la Evangelii Gaudium, a mettere da parte, non vedere gli uomini, i poveri dimenticati, che sono scarti, a fronte di questo Francesco dice no, ogni uomo è mio fratello e quindi io sono responsabile anche per lui. Dunque non lo sfrutto, calcolo economico, e non mi chiedo cosa mi può dare, ma come io sono responsabile di lui. E guardate che questo ha a che fare moltissimo nella vita comunitaria e con le nostre vite comunitarie, perché noi possiamo vivere sotto lo stesso tetto e continuare a chiederci, bene, come sfrutto quella capacità della mia sorella, come uso quella capacità, invece di vivere chiedendomi come sono custode responsabile delle altre o degli altri. Essere usati anche nella vita religiosa. E tante volte siamo espertissimi, con tutti i pii desideri e le pie facciate, ma siamo espertissimi a usarci. Quindi vedete il calcolo economico, considerare gli altri non dei doni ma delle cose che mi possono far guadagnare. Ecco, posso usare i fratelli, la natura, come realtà che mi possono far guadagnare. Se non ci accostiamo alla natura, all'ambiente, dice sempre il numero 11, un po' più avanti, senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza, nella nostra relazione con il mondo, sentiti, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali e dei fratelli, aggiungo, incapaci di porre un limite ai miei interessi immediati. Cioè, se io non considero gli altri a partire da uno stupore, da una gratitudine, Signore, grazie che mi hai dato, laudato simi, Signore, per sora nostra madre terra, se non ringrazio Dio per le cose, le sorelle, i fratelli che ho a fianco, io li uso per i miei interessi e sono un dominatore, un consumatore e uno sfruttatore delle capacità degli altri e delle risorse. E io, invece di essere fratello o sorella, sono un dominatore e uno che usa. Capite che questo è fortissimo anche, ripeto, nella nostra vita. E allora notiamo, lo ridico, se tutta la lettura dell'Evangelii Gaudium parte dalla cultura dello scarto, che è il grande male del mondo d'oggi, che scarta le cose, gli uomini, e dice tu non esisti, io non ti voglio neppure vedere, tanto da dire che c'è una globalizzazione dell'indifferenza, tu per me è come non esistessi, non esisti, sei niente, via, scarto. E io accumulo discariche di uomini, donne, bambini, cose, immondizia, e sono nelle periferie delle città, dei luoghi e del mondo. Ecco, se io ho chiaro che quello è il cardine dell'antiumanità e dell'antievangelo, io capisco perché la fraternità e la chiesa, ospedale da campo,
E Chiesa in uscita, Chiesa per le periferie, non è altro che l'antidoto a quella cultura dello scarto. Direi, permettetemi di usare un esempio, in fondo sarebbe la Chiesa luogo del riciclo universale e cosmico. Non so se piacerà a Papa Francesco questo nome, invece che ospedale da campo, nella perfetta logica della Laudato Si, la Chiesa sarebbe un grande centro di riciclaggio di coloro che gli altri considerano robe da scarto. No, è il luogo dove si ricicla tutto, dove una realtà che altri gettano per noi può diventare uno spazio prezioso e artistico. Non so se avete mai visto, c'è qualcuno che è esperto, almeno in Italia ci sono questi artisti, che fanno opere d'arte a partire da oggetti gettati e fanno cose straordinarie. C'è per esempio una fraternità nella zona di Arezzo, la Fraternità di Romena, dove l'iniziatore, Don Gigi Verdi, di cui vi ho letto qualcosa le prime volte, una poesia la prima volta che venni, è esperto nel fare opere d'arte religiose a partire da cose di scarto. Ecco, l'intuizione è perfetta, cioè per il mondo è scarto, ma la Chiesa è il luogo di riciclo cosmico, dove impariamo a fare delle cose di scarto, delle cose preziose per l'umanità. E allora, finita l'introduzione, vedete com'è presentissimo Francesco. È sullo sfondo, è tutto. E quindi noi che abbiamo il dono di poter disporre dei testi di Francesco e Chiara, capite come riusciamo a penetrare meglio il testo e la volontà del Papa. Capitolo 1. Quello che sta accadendo alla nostra casa. Ora il Papa fa un'analisi di quello che succede nella terra e nella nostra casa, la casa comune, lui chiama la terra. E allora attraverso tre passaggi descrive la situazione. Ve li elenco. Il primo è dall'inquinamento dei rifiuti alla cultura dello scarto, vedete quello che abbiamo detto, proprio perché è il cardine del passaggio. Due, l'inequità planetaria, cioè la differenza tra nord-sud. E notate, terzo, la debolezza delle relazioni. Il Papa dice che la cultura dello scarto genera iniquità e debolezza delle relazioni. Proviamo a entrare nel merito di queste affermazioni. L'inquinamento, i rifiuti e la cultura dello scarto. Papa Francesco descrive, io ovviamente non leggo tutto, magari se vi interessa poi lo guardate. Partendo dalla descrizione della società che produce una grandissima quantità di rifiuti, tanto che il grande business oggi è capire come utilizzare quei rifiuti. Per tanti anni li abbiamo portati in Africa oppure gettati in mare. Si sta cercando anche di capire, giusto per aiutare, se è possibile caricarli in una nave spaziale, metterli, che so io, in Marte, fare un pianeta che è la nostra discarica. No, non sto dicendo cose matte, ma è un tentativo della scienza. Papa Francesco torna al cuore dell'Evangelii Gaudium, che è la cultura dello scarto. Il nostro mondo genera esclusione e scarti, cose e persone gettate via. Ecco le parole del Papa, siamo a Laudato Si 22. Questi problemi dei rifiuti sono intimamente legati, dice il Papa, alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. Oggi pensate che le cose sono fatte con una data di scadenza. Cioè, tu compri un computer e la fabbrica lo fa mica per durare,
ma per durare quei tot anni in modo tale che poi tra un po' lo cambi. Cioè non è come una volta che tu compravi una cosa e doveva durare, e tanto era buona, tanto durava di più. No, oggi, per dirvi degli esempi, a noi arrivano delle cose usate, mi sono messo delle scarpe che sembravano, dopo 3 giorni, siccome erano scadute le scarpe mai usate, si aprono, la suola si apre, si scolla. Cioè, per capirci, viene messa una colla che più di 10 anni non dura. Perché? Perché così sei obbligato a cambiare, anche se le tieni bene, perché altrimenti come fanno a venderle? Una volta una cosa era così, avevi bisogno di una cosa, la facevi fare e poi te la mettevi, la usavi. Oggi no, oggi la fanno, ne fanno in grandissima quantità per venderle, ti fanno venire il bisogno di averla e tu la compri. Capite che si è rovesciato il processo produttivo. Sono intimamente legati alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani. Vedete come il Papa, siccome ha a che fare con tutti, e questa cosa dell'ecologia va anche un po' di moda, sinceramente, è attentissimo a unire la cura del creato all'attenzione alle persone. Che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. Afferma che l'industria non è ancora riuscita a capire come produrre delle cose e riciclare tutto, e continua a produrre ma a generare una quantità enorme di scarti, e noi non sappiamo più come fare. E allora occorre imparare a affrontare la cultura dello scarto che danneggia il mondo. Mostra come questo tipo di produzione che non sta attento al riciclo e invece genera scarti, deteriora la qualità della vita. Non è vero che laddove c'è più sviluppo la vita è più bella. Non è vero. Paesi che hanno un indice di sviluppo fortissimo non hanno una vita bella. E voi ve ne accorgete anche qui, no? Con l'aumento di un certo sviluppo, la qualità della vita, la gente non è più contenta. E ci sono dimostrazioni scientifiche, c'è un centro di Monaco che studia proprio questi andamenti tra, per esempio, felicità e quantità di beni. Superata una certa soglia, non è vero che aumentando... E per capirci, lo stipendio aumenta la felicità della vita, anzi, e voi lo sapete anche qui, è così anche qui, un certo sviluppo, che noi chiamiamo sviluppo, e bisognerebbe cambiare termine, non aumenta, non dà uno sviluppo di felicità. E allora, guardate, noi che viviamo in povertà dovremmo essere profeti e profetesse di una vita felice, perché la gente ci guarda, e se continua a vedere consacrati non felici dice, ma allora sto meglio. E invece se vede gente che vive nella letizia si porrà 2 domande, no? Perché la gente non è stupida. Questi giorni io sto ricevendo, parlando con i giovani e con i ragazzi, tra l'altro sono splendidi questi ragazzi. Anche ieri una ragazza tra le lacrime mi diceva, io non sono autentica, voglio imparare a vivere con autenticità. L'altro giorno un ragazzo mi dice, ma insomma ero al mare, sono venuto qua, avevo poca voglia, però io non sono mai stato così felice. E gli ho detto, guarda che è il primo giorno, Mi ha guardato come per dire, oddio, pensavo fosse quasi l'ultimo, ma cioè, mi ha stupito, perché... Basta fare vedere che c'è un'alternativa, e questi giovani sono disperati alla ricerca di un'autenticità. Bellissimo. Quindi se ci vedono, ed è questo essere specchio. Dunque, occorre
ritornare a riconsiderare che non è vero che più produciamo rifiuti, più cresciamo e più la nostra vita è felice. No, anzi, questo modello di sviluppo, e passo al secondo punto, genera una inequità planetaria. Che cosa vuol dire? Che l'uomo e l'ambiente si degradano insieme. E questo modello di sviluppo di solito colpisce sempre la gente più povera. E noi lo sappiamo. Nei paesi del sud oggi vivono risorse, possibilità, c'è poco inquinamento. Ma le ditte del nord, i paesi del nord vanno, prendono, tolgono possibilità alle realtà locali e sfruttano quelle risorse per loro stessi. E i poveri diventano sempre più poveri. Vorrei osservare, dice il Papa al numero 49, che spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli esclusi. Sì, perché il Papa sa che nei grandi circoli del potere si parla di sviluppo, di crescita, si promette una crescita. Il Presidente degli Stati Uniti ha promesso all'America un nuovo slancio e una crescita ulteriore dello sviluppo. Ma la domanda è: alle spalle di chi? Perché è facile dire cresciamo, sì, ma dove le vai a prendere quelle risorse? Di chi sono quelle risorse? E alle spalle di chi? La Cina, certo, ha una crescita di sviluppo enorme. Nessuno dice però che le cose le va a prendere in Africa ed è preda l'Africa. Nella nostra missione in Mozambico, la Cina ha costruito lo stadio e le infrastrutture, le grandi vie di comunicazione, le strade, le autostrade. Si è portata materie prime e gli operai. Dove è andata a prendere le materie prime? E qual è stato? Perché ha costruito quelle cose? Semplice. Fa patti commerciali, dice: tu mi dai certe cose, io non ti pago in denaro, vengo a farti lo stadio e le infrastrutture. Benissimo. E allora, dice il Papa, occorre stare attenti, perché questa idea di sviluppo genera un'iniquità planetaria. Gli esclusi sono la maggior parte delle persone del pianeta, miliardi di persone, sentite il Papa, qui è delicatissimo e spietato. Oggi i poveri sono menzionati nei dibattiti politici e economici internazionali, ma per lo più sembra che i loro problemi si pongano come appendice, quasi una questione che si aggiunga per obbligo o in maniera periferica, se non li si considera un mero danno collaterale. Cioè, certo, sì, nei circoli del potere si parla anche come fare beneficenza ai poveri, ma non si comprende che in fondo il nostro modello di sviluppo li impoverisce. Anzi, siamo la causa di quella povertà. Di fatto, dice il Papa, al momento dell'attuazione concreta rimangono frequentemente all'ultimo posto. E sentite qui, questo si deve al fatto, cioè è colpa del fatto che tanti professionisti, giornalisti, opinionisti e mezzi di comunicazione, centri di potere sono ubicati lontano dai poveri, in aree urbane isolate, senza contatto diretto con i problemi dei poveri. E qui sentite dietro le parole dell'Evangelii Gaudium sul corpo a corpo con i poveri e il bisogno di prossimità. Cioè il Papa dice: i poveri, cioè, o ci si vive insieme o sono solo una teoria. Se tu non hai un corpo a corpo non li capirai mai. E infatti non se ne parla perché i mezzi e i centri di potere non vivono in mezzo a loro, sono lontani, e quindi parlano dei poveri come se fossero dei marziani, perché non hanno un contatto diretto. Ecco perché è preziosissimo il fatto che noi portiamo i ragazzi
a sporcarsi le mani qui e a dire, ieri c'era una ragazza che diceva, io non avevo mai capito che un bambino può vivere quelle situazioni. Perché non sono abituati, non li vedono, e finché una cosa non la vedi è come leggere le favole. Se non, non condividi con loro, non tocchi la carne di Cristo nei poveri, è solo una teoria, te lo raccontano, ma è come raccontare le favole ai bambini, non ci crede nessuno a un certo punto. Vivono e riflettono, dice il Papa, dei poveri a partire dalla loro comodità e dal loro sviluppo e da una qualità della vita che è altra, non possono capire perché non ci stanno a fianco. E non sanno quello che dicono. Sì, raccontano delle favolette. Raccontano delle favolette. E sentite, questa mancanza di contatto fisico e di incontro, a volte favorita dalla frammentazione delle nostre città, e quindi per il fatto che, non so, anche a New York ci sono le favela, i ghetti, ma se la CNN vive al centro di New York e non va mai nei ghetti, non li capirà mai. Dice, aiuta a cauterizzare la coscienza e a ignorare parte della realtà in analisi parziali. Cioè, se io non ho un contatto fisico diretto con i poveri, io ho una coscienza anestetizzata, non mi rendo conto della realtà e vivo come se non ci fossero. E allora, oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale che deve integrare la giustizia nelle discussioni dell'ambiente per ascoltare tanto, cioè allo stesso modo, il grido della terra quanto il grido dei poveri. Quindi, contatto fisico, e qui noi dietro abbiamo il bacio di Francesco ai lebbrosi, contatto fisico per capire e dunque per superare la cultura dello scarto. Ecco, c'è qualcuno che pensa di rispondere ai problemi dello sviluppo attraverso una soluzione. Bene, riduciamo la natalità, cioè facciamo nascere meno bambini, basta tutti sti bambini nel terzo mondo, e pensano che questa sia la grande soluzione. Ecco, dice il Papa, questo è il modo per non affrontare davvero il problema, anzi è il modo che usano i potenti per non cambiare i loro metodi di sviluppo. Perché il problema serio non è il numero delle persone, perché oggi la terra darebbe da mangiare al doppio degli abitanti di quelli che siamo. E la domanda è, perché allora continuiamo a fare poveri? Perché se tu non cambi il modello di sviluppo, è quello il problema, non è il problema della natalità. E siamo al numero 50 della Laudato Si. Dice, incolpare l'incremento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni è il modo per non affrontare i problemi. Si pretende così di legittimare l'attuale modello distributivo. Tanto che il Papa afferma, il cibo che si butta via è come lo si rubasse alla mensa dei poveri. E voi capite che questo, anche nella nostra vita concreta, è importantissimo, perché anche noi rischiamo di stare lontani dai circoli dei poveri e non capirli più, e a quel punto le nostre comunità diventano stare attenta a quel che mangi e facciamo e questo no, e questo no, e questo no, e ci dimentichiamo dei poveri. Ed ecco che è benedetta la nostra vicinanza e la nostra prossimità ai poveri. Ci fa bene. I poveri sono grandi maestri, ci convertono. Perché ci aiutano a ricordarci. Intanto, giudizio universale,
ci tocca solo quello, Non è che ci chiedono ma quante volte, no, quello lì, abbiamo dato da mangiare, vestito, quello per tutti. Ma anche perché ci ricordano che dobbiamo continuamente avere accesso alla loro vita. E quindi anche il vostro servizio preziosissimo di raccogliere, no, le sofferenze delle persone, il dialogo, il confronto, è un servizio grande alla gente, ma è anche un grande servizio alle nostre comunità. Che si ricordano che sono qui per la gente. La Chiesa è il luogo del riciclo cosmico, anche il nostro.